Ne ha battuti 4. E ha fatto un reparto, non dico da solo, ma ha fatto un reparto in attacco. Baccarone veramente è stato, non ha avuto mai una flessione in tutta la partita, veramente un giocatore generoso, corso a destra e a sinistra, ha fatto un bellissimo gol. Doppio cambio del Milan, Tassotti spiega a Gorkuf quale posizione dovrà occupare, però ovviamente non ci sono dubbi. Laterale destro, palla in area, pallone messo fuori. Guarda Ronaldo. Ronaldo in profondo ripiegamento difensivo, lo attacca Cozza in modo falloso, calcio di punizione, bordo campo alciato. In realtà la posizione di Gurkuf sarà centro-sinistra, gliel'ha detto Ancelotti pochi secondi fa. Gli ha detto anche: tu hai un solo compito, cerca Ronaldo e cerca Kakà. Gurkuf alla posta di Brocchi, centro-sinistra, con Gattuso che resta centro-destra, Pirlo regista. Kakà sempre a sostegno di Ronaldo e Oliveira. Oddo prende il posto di Cafu. Esce Pirlo, Brocchi allora va a fare il regista, Gattuso centro-destra e Gorkuf centro-sinistra, Brocchi regista dunque. Nuovamente lanciato a bordo campo. Eh sì, c'è stato proprio un cambio all'ultimo secondo, Ancelotti ha fatto un cenno a Ramaccioni, al team manager, che ha cambiato il foglio già pronto per il cambio, doveva uscire Brocchi, in realtà è uscito, come avete visto, Pirlo. Sì, anche perché Brocchi dà un po' più di aggressività nel centrocampo, Pirlo forse magari un pochettino stanco, poi deve tenerlo anche conto che c'è la partita di Coppa dei Campioni. Bonera. Ronaldo gioca. L'apertura di Ronaldo per Oddo, ancora Ronaldo, l'abbiamo visto spesso tra le linee in questa partita. Dentro per l'inserimento di Gorkuf, Gattuso, pallone di torno, Gorkuf in area, Gorkuf! Pressato da Portanova, non riesce a colpire con precisione, ma grande azione del Milan. Secondo me non era che calcio d'angolo, perché mi pare che ha toccato Gurkuf nel rimpalo e il pallone è andato a linea di fondo. Infatti guarda qua ho ragione io, perché l'assistente dell'arbitro dà fallo di fondo. Abbiamo superato la mezz'ora. Sempre 2-2 tra Siena e Milan. I gol tutti nella prima mezz'ora del primo tempo. La rilancio dal fondo Manninger, si sta scaldando praticamente tutta la panchina della Siena con Negro, Brevi, Galloppa, Locatelli e Rossi, Flick è già entrato. Il secondo portiere invece è Benussi. Jankulowski, stretto a retrocedere Oliveira, lo attacca Bertotto, Brocchi, Gattuso, aggressivo Vergassola, Bonera. Rischia la verticalizzazione sull'attacco congiunto di tre giocatori del Siena. Kakà cerca Ronaldo, Kakà, pallone per Gorkuf, adesso sono più fantasisti nel Milan, cross di Jankulowski deviato, nessuno tra le due linee, il pallone vacante, facile preda di Vergassola, contrattacco del Siena, ancora Vergassola, intervento di Gattuso sul pallone, non per Messina, che peraltro era molto più vicino di noi all'azione, ha comandato il calcio di punizione, Maccarone. Bonera su di lui, ma da ribattere la calcio di punizione. Avete visto la bellezza del scambio che fanno Kakà e Ronaldo, e in uno spazio, in un fazzoletto praticamente, scambiano la palla con una certa precisione. È un peccato che non riesce a inserire in questa partita qua. Ha fatto gol Oliveira, ma ha fatto molto movimento, ma ha giocato senza palla praticamente. Quest'oggi non ha, è stato anche servito poco e male. Bell'anticipo di Bonera, Jankulowski. Fra discutere comunque questo secondo tempo del Milan, c'è stato un calo evidente rispetto al primo tempo, si pensava che la preparazione a Malta e il lavoro successivo avesse prodotto dei benefici, ma al momento il migliore Milan dal punto di vista atletico è ancora lontano, intanto qui c'è un intervento in ritardo, brutto di Brocchi, rosso, espulso Brocchi. Adesso Ancelotti sarà arrabbiato perché... L'azione di prima che lui ha reclamato, che è un'entrata dietro su Kakà, chiedeva l'espulsione, adesso ha avuto l'espulsione Brocchi. Chiede subito scusa Brocchi, ma non c'è niente da fare, fallo su Cozza, gli costa il cartellino rosso, espulso Brocchi alla 33esima nel Milan, sta per entrare Ambrosini, presumo alla posta di Oliveira. Sicuramente sì, perché Oliveira non è stata una giornata molto bella per lui oggi. No, ma soprattutto perché così. Anche perché può rimettere un centrocampista di copertura con Kakà, che farà l'attaccante al fianco di Ronaldo. Non la prendono bene Gagliani e Braida.
Oltretutto perché poteva evitare questo fallo qua a Brocchi, perché lui è entrato, ha fatto un'altra, si è arrabbiato con il quarto uomo. Fuori Brocchi, Milan costretto a giocare gli ultimi 12 minuti più il recupero di questa partita in inferiorità numerica. Brocchi non sa darsi pace, è perplesso anche Carlo Ancelotti, bordo campo alciato. Sì, Brocchi scendendo le scale ha detto non è possibile un'espulsione così non ha senso. Ancelotti ha detto più o meno le stesse cose al guardaline. Ancelotti è giustamente arrabbiato perché in precedenza c'è stata una situazione simile, però è anche vero che l'intervento di Brocchi da dietro e dunque ci può stare il cartellino rosso su. Pronto Ambrosini? Ma sicuramente Olivera, a meno che sì, sicuramente fuori Olivera, dentro Ambrosini che adesso va a fare l'esterno centrale a metà campo con Gattuso centrodestra, Gorcuff centrosinistra e Kakà fa la punta in appoggio a Ronaldo. Come giudica la prova di Olivera? Oggi non ha giocato bene, è stato ha giocato di spalla alla porta, poco movimento, ha fatto senza palla, però non è stato positivo. L'unica cosa buona è che ha fatto il gol, è stato molto bravo, ma non è stata una giornata sua. Codrea, il Siena in questo finale di partita in superiorità numerica. Molinaro, di tacco Frick, sbaglia tutto regalando la rimessa laterale al Milan. Con le mani 8 Gattuso, fermato da Molinaro, l'intervento in gioco pericoloso di Molinaro, calcio di punizione per il Milan. Cambio anche nel Siena, Locatelli, giocatore che piace moltissimo a Giuseppe Tartini. Sono un fan di Locatelli, ho sempre detto che ho visto sempre giocare bene e diventa una cosa pericolosa perché è un giocatore tecnicamente, si è in giornata come l'abbiamo visto tante volte, farà delle grandi cose. Fuori Cozza, dentro Locatelli, significativi gli applausi per Cozza che nella sua prima esperienza alla Siena non aveva granché convinto, non riuscendo a proporsi ai livelli altissimi di Reggio Calabria. Kakà, Otto, si allarga Gattuso, viene vantaggio Molinaro nella chiusura, lo attacca Gattuso, intervento regolare, Gattuso dentro per Kakà, il guizzo di Kakà, attenzione, Kakà in aria, Kakà sotto porta, la porta va da Ronaldo, rete, Ronaldo ancora lui. Grande lavoro di Kakà, straordinaria l'entrata di Kakà sulla destra, ha dribblato molto bene e poi sulla linea di fondo ha trovato Ronaldo in centro. E qua ti devo dire la verità, Ronaldo come voi si poteva fare 4 gol, eh? Guarda Kakà cosa ha fatto qua, guarda, ha resistito la carica, poi ha dribblato ancora, a linea di fondo e qui è entrata di un giocatore del Siena che è a terra, che non è riuscito a intervenire. Ci aveva quasi fatto per Totto il tocco vincente di Ronaldo, secondo gol per il brasiliano, tornato fenomeno, sempre che ci sia stato un periodo in cui non lo sia stato, perché se poi andiamo a guardare lo score alla Real Madrid, Ronaldo ha segnato valanghe di gol, 3-2 per il Milan sul Siena, 10 contro 11, bordo campo alciato. Esultanza molto particolare per Gattuso che è corso verso Ancelotti, gli ha preso la faccia fra le mani esattamente come aveva fatto al Mondiale con Marcello Lippi, e Ancelotti a quel punto invece si è rivolto al quarto uomo e ha detto: ma avete visto, non potete farci giocare in 10, si riferiva ancora all'espulsione di Brocchi. Avete visto Ronaldo, è venuto in difesa, sta dando una mano anche alla difesa, incredibile, guarda, è un giocatore, diciamo che è rinato, perché io ho visto molto bene, tonico, in movimento delle gambe molto veloci, veramente straordinario. Di testa Bonera, tra poco José dovrà indicare l'uomo partita Sky, quasi neanche te lo chiedo. Non me lo chiede, dico che se posso dire che dalla parte del Siena sicuramente Maccherone è piaciuto moltissimo e a questo punto qua non faccio altro che dire che Ronaldo sicuramente per quello che ha fatto nel primo tempo, a parte il gol e anche ancora questo gol qua, se il Milan poi vince con questo gol qui diventa ancora più interessante ancora. Meglio che all'Inter. Alla prima trasferta segna un gol, peraltro bellissimo a Bologna, oggi ne ha segnati due, ne ha fatto fare uno, ne ha sfiorato un altro, insomma, il fenomeno è tornato. No, ma soprattutto perché devo dire che io ho detto già in passato che lui è 60% migliore di molti tanti giocatori che si sono qualificati per giocatori, però voglio dire che Ronaldo oggi e l'altro, la partita di precedente che lui è entrato negli ultimi mezz'ora, ha giocato veramente bene. Io soprattutto devo dire che lui secondo me è dimagrito, guardate la voglia di giocare che ha, è entusiasta e questo fa ben sperare ancora per il Milan. Da resto Ronaldo avrebbe potuto strappare un ingaggio
elevatissimo, non che quello del Milan non lo sia, ma ancora più elevato andando negli Emirati Arabi, negli Stati Uniti. Ha preferito restare nel calcio europeo, tentare l'avventura al Milan, dimostrare che ancora lui è il numero uno. Per quello che si è visto oggi, direi che Ronaldo ha tutte le possibilità per tornare ad essere il numero uno al mondo. Maurizio, io posso dirti una cosa, io non lo vedevo così dai tempi dell'Inter ancora, perché guarda che sta giocando, torna indietro, dà in mano ai compagni, poi è attivo, prende la palla, la tiene bene. Io non l'ho visto, il mondiale che ho commentato con del Brasile, non l'ho visto bene. La reazione del Siena, Locatelli, palla all'interno dell'area di rigore, fuori, fuori gioco di Frick. Si alza la bandierina di Biasutto, calcio di punizione per il Milan. Cosa passerà adesso per la mente di Capello? Beh, sai, lui dirà, poi vuoi che dica cosa dice Capello? Lui dice così, se lui si metteva a posto anche così nel Real, era titolare. E mi sembra abbastanza logico. Una affermazione giusta, no? Ineccepibile, sulla quale anche Monsieur Lapalisse non avrebbe nulla da dire. Ma siccome probabilmente lo vedrò martedì. Attenzione, palla in verticale per Frick, c'è Bonera su di lui. Frick difende il pallone dell'attacco di Bonera, arriva a sostegno Locatelli, il tiro, Storari. Locatelli ha avuto il pallone sul destro, che non è il suo piede. E lui, se lui fa il lancio sulla sinistra, c'erano due giocatori di Siena, Macaroni e un altro, che era completamente solo. E adesso il Siena fa ancora un'altra sostituzione. Sta per entrare Galloppo, il centrocampista arrivato nel mercato di gennaio dall'Ascoli, di proprietà però della Roma. Gattuso, Ambrosini, Gattuso. Dentro per Ronaldo, difende il pallone dall'attacco di Portanova che lo fa volare. Calcio di punizione a favore della Milan, è prezioso anche in questa giocata Ronaldo. Avrei voluto vedere Ronaldo così col Brasile. Non era in forma, non era nessuno allenato, gli altri giocatori stavano tutti in poca forma e lui adesso sta allenando e questa voglia, questi due gol darà molta forza per il campionato. Se si scommette già, se lui segnerà 6 gol di qui alla fine. Otto. Galoppa ha preso il posto di Codrea. Ronaldo si è allargato a destra, tocco corto per Kakà, c'è Gorcuff anche da quella parte, numero di Kakà, pallone per Gorcuff, ancora Kakà, si esaltano i giocolieri del Milan, poi Gorcuff dimostra anche di avere temperamento, qui va dritto sul pallone con un intervento comunque molto deciso. Riparte la Siena, l'apertura per Bertotto, 40 minuti e mezzo, qui rivediamo l'intervento intanto di Calazze, di Locatelli sulla conclusione neutralizzata da Storari, ma è opportuno restare in diretta perché attacca il Siena. Ha registrato molto centrocampo Ancelotti. Ancelotti ha fatto molto bene l'ingresso di Ambrosini. Ambrosini ha registrato un po' più il centrocampo. Con le mani Molinaro, pallone per Galloppa. Molinaro, palla sul destro, non è il suo piede, ma deve sempre giocare con il sinistro. Questo è il limite di un giocatore Molinaro, un terzino che ha fatto vedere miglioramenti enormi negli ultimi 12 mesi. Tutto il Milan della propria tre quarti. Milan che, ricordo, sta giocando in 10 per espulsione di Brocchi. Il pallone recuperato da Kakà. Cerca Ronaldo. Difende il pallone dell'attacco di Vergassola. Ronaldo affida ad Ambrosini. Sale Jankulowski. Davanti c'è solo Gorcuff. Ronaldo è un po' stanco. Comprensibilmente resta nel cerchio di centrocampo. Gorcuff. Però la palla con i piedi non perde. Guarda come è migliorato il Milan con la... Ancora Jankulowski. Ronaldo fa un ulteriore scatto. Arriva all'interno dell'area di rigore. Ma Jankulowski isolato. Prova a far filtrare il pallone, poi si scontra con Antonini, la palla scivola fuori, l'ultimo a toccare è stato Jankulowski. La rimessa laterale per il Siena, 41 primi, 41 secondi nella ripresa. Il Milan conduce per 3-2 a Siena. Galloppa, avanza Molinaro. Portanova, il Milan attende nella propria metà campo, retrocede anche Ronaldo. Avanza Vergassola, è diventato regista dopo l'uscita di Codrea. L'apertura a destra per Antonini, si propone Locatelli, cross di Antonini, teso, Storari tagliato fuori, dall'altra parte c'è Galoppa che alimenta l'azione offensiva, ma colpisce male. Questo è un grande rischio qua, Storari quasi non vede il pallone passare, ha avuto veramente fortuna che il pallone non è andato verso la porta. Comunque devo dire che, ragazzi, io non lo vedevo così da tanto tempo, io eppure l'ho seguito il Brasile, con Brasile nei mondiali. Ci vorrebbe una telecamera in grado di inquadrare adesso José Altafini, ti brillano gli occhi, José. Ma io sono contento perché i giocatori, per me, i grandi campioni non hanno maglie, che siano, ho già detto, che sia del Milan, dell'Inter, di qualunque altra squadra, perché sono grandi. Guarda, attenzione, qua, grande giocata di Gorcuff che accelera, va in percussione Gorcuff, punta verso l'area avversaria di fronte a sé Bertotto, è attaccato anche da Vergassola, Gorcuff è costretto adesso a indietreggiare. Alla fine in due li tolgono il pallone, ma resta la bella giocata di Gorcuff, pallone poi recuperato da Gattuso. Jankulowski, Ambrosini, dentro per Ronaldo,
morde le caviglie Castaldello, c'è anche Locatelli, va giù Ronaldo, non c'è fallo. No, si è inciampato lui stesso, si è fatto male, guarda.